Buongiorno a tutti, benvenuti, buona giornata a tutti. Oggi ragazzi sarà una giornata bellissima, una giornata di festa, la festa non solo delle scuole presenti, ma la festa di un territorio che ha fatto rete per lavorare insieme a noi su due concetti fondamentali, la legalità, l'onestà. Bene, adesso, come a scuola, facciamo l'appello. Scuola Valussis, ci siete? Scuola Stringer? Bene, Percotto? Centro Territoriale Permanente? Bearzi? Stellini? Centro di Formazione Professionale, il CEFS? Siete arrivati? Bene, il Daronco di Gemona. La Corriera è stata presa, a posto. Bene, Scuola Media di Reana. Marinoni. Malignani, rappresentanti dei presidi. Cristina, Biagio e Giuditta. La rappresentanza dell'Ufficio Sociale Minori, Minorenni di Trieste. I nostri ospiti. Ospiti importanti, oggi sarà una bellissima giornata anche di formazione. Possiamo salutare le autorità presenti, il sindaco, il nostro caro sindaco, professor Onsel, l'assessore alla cultura, dottor Pirone e poi tutti i nostri ospiti venuti da lontano, Davide Borsani, Salvatore Inguì, Pierluigi Di Piazza e altri che verranno poi. Salutiamo anche il direttore dell'ufficio esecuzione penale esterna, dottoressa Tuscano. E invitiamo subito il nostro sindaco, salutiamo naturalmente la nostra dirigente, prima di tutto la dirigente dell'Istituto Comprensivo Secondo che ci sostiene tantissimo in questo progetto, Maria Piani, che viene a portare il saluto a tutti voi. Buongiorno a tutti. Vi ringrazio tantissimo di essere qui in un'altra giornata a favore della legalità e della giustizia. Sono contenta perché siamo a scuola, questo è importante. Oggi siamo a scuola e siccome ho pochissimo tempo, mi piace ricordare una frase che aveva detto un magistrato amico di Borsellino e Falcone, che dice: l'istruzione taglia erba sotto i piedi della cultura mafiosa. Noi difendiamo la scuola, perché è la scuola che può fare questo. Grazie a tutti. Grazie dirigente, grazie. Un saluto ve lo porta anche l'associazione Vicino Lontano che ci permette di partecipare a questo evento, la vicepresidente Franca Rigoni. Buongiorno a tutti, buongiorno ragazzi. È con grandissimo orgoglio, con soddisfazione e anche un grandissimo onore accogliere per il terzo anno consecutivo questo progetto che rappresenta l'Italia migliore e che vuole formare cittadini migliori. Io spero, mi auguro, sono sicura che voi ragazzi, anche quando sarete adulti, ricorderete questa mattinata, la terrete in memoria e la userete come una bussola di comportamento. Ve lo auguro di cuore e sono sicura che avverrà. Buona mattinata e grazie. Grazie, grazie dottoressa Rigoni. E adesso il nostro sindaco, professor Onsel. Buongiorno a tutti voi e complimenti alla professoressa Mauro innanzitutto, ma a tutti voi, care ragazze e cari ragazzi. E quello che voglio dirvi è che tutto quello che vedete qui non è affatto scontato. Anche se voi appunto siete giovani, non avete appunto visto tanto, magari vi trovate qui tutti gli anni, ecco, tenete presente che quello che qui si realizza a Udine, quello che sono capaci di organizzare i vostri insegnanti, quello che è capace di organizzare tutte le associazioni, questa rete di solidarietà, di impegno civile, tutta questa iniziativa è, non è affatto scontata, è un valore che voi dovete in questo momento vivere a pieno, anche con l'entusiasmo di prima, con l'entusiasmo con il quale eravate felici di dire sì ci siamo,
ma anche con l'impegno di mantenerlo nel futuro, perché questo appunto è il sigillo, no? Quello che chiamano la cifra della civiltà, essere tutti qui a difendere appunto quello che è la nostra collettività, con le sue istituzioni, con i suoi valori, la nostra collettività che appunto difende la giustizia, anche al di là di quella che può essere la legalità. Certamente ci vuole la legalità, ma soprattutto ci vogliono gli slanci ideali, ed è questi slanci ideali che qui, ecco, potete percepire anche dalla testimonianza di tante persone che possono arricchirci proprio con la complessità della loro storia. So che avete lavorato sul tema dell'identità. Ecco, ciascuno deve sempre cercare di essere se stesso, non essere mai massa, sempre essere critico, avere un senso critico individuale e avere appunto la forza di pensare, di pensarsi parte di una collettività, ma mai un numero nella massa. Buona mattinata, ragazzi e ragazze. Grazie, signor Sindaco, per il sostegno che lei ci dà e dà tutte queste iniziative, per la vicinanza sua in particolare, della sua amministrazione, ai giovani, alle scuole. E salutiamo, io rappresento praticamente tutti i docenti del presidio Ritatria, che è un presidio di docenti, è una costola di Libera, è nato proprio per portare avanti nelle scuole del territorio i temi della legalità. E da 7 anni c'è un gruppo di docenti che lavora insieme, docenti di varie scuole, abbiamo fatto rete, ed è un lavoro bellissimo, un motivo anche di formazione, di autoformazione e di aggiornamento, perché costantemente ci teniamo in collegamento con altri insegnanti, con altre personalità. Noi, come dicevo prima, abbiamo bisogno del territorio, la scuola da sola non ce la fa. Nessuno da solo ce la fa, abbiamo bisogno di tutti. In particolare noi oggi salutiamo tutte le persone, i formatori, le istituzioni che hanno dato vita insieme a noi a questo progetto, e in primis gli operatori della Casa Circondariale di Udine e di Tolmezzo, l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna, la Magistratura di Sorveglianza, la Questura, la Guardia di Finanza, il Centro Balducci, il Dipartimento Dipendenze dell'Azienda Sociosanitaria, la Cooperativa Udolin, l'Università di Udine, la Redazione Ragazzi del Messaggero Veneto, l'Associazione naturalmente Vicino Lontano, Libera Contro le Mafie, l'Aracon, la Bottega del Mondo, Genitori Comunità Educante, la Voce delle Fiabe. Quindi tutte queste persone sono entrate nelle nostre classi e hanno fatto lezioni con noi. Abbiamo lavorato in una dimensione di laboratorio, quindi non solo lezioni frontali, ma lezioni anche in gruppo. Ecco, io saluto quindi tutti i docenti e tutte queste persone. E oggi sono qui con Mattia. Accidenti, Mattia, non darmi a canestro oggi tu, Madonna. Mattia Sorrentino, che condurrà insieme a me questo evento. Prego, Mattia. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Sono Mattia, uno studente del 5° anno del liceo Caterina Percoto. Oggi ho il grande onore di essere qui a rappresentare la mia scuola, che ha permesso a noi ragazzi di confrontarci con la realtà del carcere. Non solo la Percoto, però, ha aderito al progetto Il Piacere della Legalità. Infatti adesso vogliamo aprire questa mattinata di festa insieme con il coro della scuola secondaria di primo grado Valussi, che dal 1990 continua a coinvolgere centinaia di ragazzi. Cantare assieme per stare bene assieme è il motto del coro, che partecipa a concerti e sostiene molte iniziative di solidarietà. Lo dirige la professoressa Rosanna Nassimbeni, che ci presenta il coro e ci darà anche una speciale notizia. Un applauso! E io cedo in realtà la parola, buongiorno a tutti, siamo molto felici di essere qui, ma cedo la parola alla presidente del nostro coro, che è la professoressa Di Leo. Presenterà lei il primo brano, e a questo proposito poi riprenderò io la parola solo per dire una cosa finale. Buongiorno a tutti. Allora, abbiamo aderito al progetto Legalità
con un po' di titubanza, perché l'argomento quest'anno era impegnativo, la legalità economica, e ci siamo chiesti come i ragazzi delle medie potevano sviluppare un discorso su questo argomento. La legalità economica non è soltanto evasione del fisco, è una cosa dunque che riguarda gli adulti, è una cosa che riguarda tutti e che comincia dalle elementari, forse anche dall'asilo, ma direi decisamente nelle case di tutti. E come comincia? Comincia con il rubare la caramella, comincia con il chiedere la merenda, comincia con l'essere disonesti copiando il compito. Allora abbiamo trovato anche noi degli argomenti che potessero essere vicini ai ragazzi. Loro ci hanno pensato su, abbiamo scritto alcune parole chiave che vogliamo che diventino punti fermi nella nostra vita, nella nostra quotidianità, e da qui abbiamo scritto una canzone. Le parole sono scelta consapevole, responsabilità, consapevolezza. Noi vogliamo che un po' alla volta nella nostra coscienza, e nella coscienza soprattutto dei ragazzi, si faccia largo il concetto della onestà. Abbiamo sentito poco fa che noi vogliamo rappresentare l'Italia migliore, noi vogliamo essere quell'Italia, cominciando da piccoli e cercando di portare avanti il nostro esempio a tutti quelli che vogliono essere onesti. Grazie. Ecco, la canzone ha vinto la selezione regionale del concorso che ogni anno viene bandito dal Ministero dell'Istruzione in ricordo dei giudici Falcone e Borsellino, e siamo orgogliosissimi di dirvi, di annunciarvi che il prossimo venerdì noi, una rappresentanza della nostra scuola, sfilerà a Palermo proprio per gridare insieme che solo attraverso una scelta che privilegi l'onestà noi diventiamo veramente cittadini consapevoli. E questo è lo striscione che le ragazze hanno preparato, che sventolerà sulla nave al nostro arrivo a Palermo. Durante la pausa noi ci porteremo fuori dalla chiesa e chi di voi vorrà essere con noi presenti è invitato a firmarlo. Ci metteremo là in un angolino e chi è interessato, chi è d'accordo con noi che questi siano valori autentici in cui crediamo, è invitato a firmarlo con noi. Grazie. Quando il momento. Sconfiggere la mafia con un uso consapevole di soldi, di denaro, che senso può avere? Menori di 13 anni, che a massimo gestiamo 15 euro di paghetta o qualche cosa in più che riceviamo in dono al nostro compleanno. Pizzo, lavoro nero, corruzione, appalti illeciti, parole pesanti, azioni devastanti. Ma siamo poi sicuri che noi ragazzi d'oggi possiamo essere coinvolti in atti, situazioni, atteggiamenti che ci spingono ad agire nel modo più sbagliato oppure stare zitti nella speranza di evitare certi guai. Con l'orgoglio
scuola c'è il bulletto che assieme ai suoi amici pretende la merenda dai più piccoli. Non è forse un esempio di pizzo reclamato? Anche se poi lo dice, ma io sono scherzato. E se qualche furbetto esige del denaro? Per non spiare al prof, che tu il cocco su. Il tema premiato ha da internet copiato. Qualcosa non funziona, c'è qualcosa che non va. Sceglie di tacere, seppure per paura. Non trova di sicuro la sua serenità. Ma quel che è ancora più grave, affossa la giustizia e assieme ad essa la propria dignità. Se ancora proprio tu evadi il tuo dovere, copiando dai compagni i compiti per caso, oppure peggio ancora falsifichi i tuoi voti, tradendo la fiducia di mamma e di papà, se non sai apprezzare il lavoro di chi vuole, aiutarti a crescere, a scoprire assieme a te, sentiero da seguire per diventare adulto, cittadino consapevole, costruttore del domani. Fermati, rifletti, cerca aiuto per capire chi davvero ti vuol bene e ci tiene al tuo futuro. Lasciati sopravvivere dalle regole di chi vuole imporre le proprie leggi che avvantaggiano solo lui. Il secondo brano verrà presentato dalla professoressa. Scusate. Dalla professoressa Caligaro, che insieme a me e alla professoressa Di Leo ha seguito un percorso un po' particolare di cui vi parlerà con una classe della nostra scuola che è la seconda F. Al termine di questo lavoro c'è questa canzone che domani verrà premiata al teatro Giovanni da Udine perché ha partecipato al premio Terziani e è stata riconosciuta valida, insomma, di questo onore che ci ha riconosciuto. Buongiorno. La canzone Avanzi di Umanità raccoglie quindi le riflessioni di questi ragazzi della seconda F della scuola Valussi a seguito della lettura e commento di un articolo uscito sulla Repubblica lo scorso giugno. Questo articolo parlava di un gruppo di volontari di Asca Vusa di Lampedusa che ha raccolto degli oggetti raccolti sulla spiaggia e che sono diventati motivo quasi di orgoglio e che quindi si è pensato di raccogliere nel Museo delle Migrazioni. E in questa esposizione permanente per non dimenticare questa grande tragedia del popolo degli sbarchi. La maggior parte degli alunni di questa classe provengono da paesi extracomunitari e forse anche per questo i ragazzi hanno partecipato in modo molto consapevole e soprattutto si sono chiesti che cosa si può fare perché tragedie simili a quelle che continuano a accadere non si ripetano più.
Sicuramente fornire anche delle risposte a queste situazioni così drammatiche non è una cosa semplice, ma la cosa più importante è prendere coscienza, assumere un atteggiamento anche di rispetto, di condivisione e di autentica accoglienza. Guidati soprattutto dalla professoressa Nassimbeni e dalla professoressa Di Leo, i ragazzi quindi hanno pensato anche di fare una riflessione teatrale su questo articolo di giornale e di presentarlo lunedì prossimo alle ore 19 presso la scuola Valussi per poter condividere in modo anche più diretto questa esperienza con i ragazzi della scuola. Buon ascolto. Ragazzi, ci avete aperto il cuore oltre che la mente. Una canzone di grande impatto emotivo e di grande riflessione per tutti noi. Grazie, grazie del vostro contributo e complimenti. Il vostro impegno e i vostri successi sono motivo di orgoglio per noi. Con il vostro canto siete ambasciatori non solo di pace, di legalità, ma di solidarietà e anche di speranza. Ragazzi, saremo con voi sulla nave e siccome l'evento sarà proiettato e sarà mandato anche in TV, sappiate che noi seduti davanti alla TV vi vedremo e vi saluteremo. Ci saremo anche noi con voi. Grazie, grazie prof. Grazie prof. Nassimbeni, Di Leo, Calligaro, grazie infinite per il grande lavoro che fate. Ed ora, coordinata dalla prof. Nicolella e Nassimbeni,
La classe terza E della scuola Valussi ci presenta la performance teatrale dal titolo Per dire la verità ci vuole coraggio. Un applauso. Il testo che vi proponiamo è tolto dal lavoro teatrale, prodotto dalla nostra classe che ha voluto far tesoro delle lezioni di educazione alla legalità. Il testo teatrale completo, intitolato Chi ha paura della verità è nudo non lo sa, perché il messaggio trasmesso è il seguente. Nella vita, molto spesso, ci sono situazioni in cui si può scegliere se parlare, se dire la verità, affrontandone le conseguenze, oppure tacere. La riflessione proposta è pertanto la seguente. Alcune persone, per calcolo, per convenienza o solo per paura, nascondono la verità. Ma per fortuna c'è chi grazie a tanto coraggio dice la verità, anche a costo di rimetterci la vita. Questa seconda scelta è stata esemplificata nel nostro lavoro, dalla presentazione di Rita Atria, la coraggiosa ragazza siciliana che a soli 17 anni è diventata testimone di giustizia, sacrificando con coraggio e determinazione la propria vita per il trionfo della legalità. Abbiamo ricostruito alcuni momenti e alcune scelte importanti della vita di Rita Atria attraverso un'intervista immaginaria fatta a due suoi compagni di classe. L'intervista si conclude con la lettura del programma di lotta all'illegalità che Rita Atria ha affidato al suo diario personale. Buongiorno a tutti, cari telespettatori e care telespettatrici. Quella che vi vogliamo raccontare è una storia di coraggio, di straordinario coraggio. Grazie Maria, grazie Anna, per aver accettato di parlarci di Rita. Per ragioni personali, Maria e Anna non desiderano essere riprese dalle telecamere. Ci hanno chiesto la possibilità di non essere riconosciute. Per questo abbiamo adottato un filtro come schermo. Maria, quali sono i vostri ricordi? Cosa potete dirci di Rita Atria? Sono passati più di 20 anni, anche se a me sembra ieri. Eravamo grandi amiche, almeno così io pensavo, compagne di banco fin dalle scuole elementari. La mia famiglia aveva un gran rispetto per suo padre, Don Vito. Tutti qui a Partanna lo onoravano e lo riverivano. L'avevano ribattezzato il paciere, perché sapeva aggiustare i problemi, le cose, quando qualcosa non andava come avrebbe dovuto. Rita aveva solo 11 anni quando suo padre venne ammazzato. Il padre di Rita venne ucciso nella prima guerra di mafia nel 1985. Come reagì la ragazza alla sua morte? E come vuole che reagisse? Lei adorava suo padre. Con la madre non andava tanto d'accordo, ma con lui... Mi ricordo quanto pianse. Non venne a scuola per giorni e giorni. Quando tornò era diversa, triste, taciturna. Si era chiusa nel suo silenzio e noi compagni non sapevamo che cosa dire. Cercavamo di distrarla, di farle dimenticare, ma si sa, non è facile. Fu in questo periodo che cominciò a scrivere il suo diario? Sì, un giorno me ne accennò, con me, con noi amiche, preferiva non parlare di certe cose. Si confidava con il suo diario. Una volta lo vidi in camera sua e le chiesi se potevo leggerlo. Me lo strappò di mano senza neppure rispondermi. Allora pensai che fossi gelosa delle sue confidenze amorose, invece... Io penso che sia lo stesso diario che in seguito venne preso agli atti dagli inquirenti per ricostruire le attività illecite della mafia in questa zona, i cambiamenti che stavano avvenendo nella gerarchia degli uomini d'onore. Infatti, le indagini hanno poi appurato che in quegli anni gli equilibri e gli interessi delle cosche mafiose si stavano spostando. Cominciavano a girare grandi quantità di soldi provenienti dal narcotraffico. Infatti, fino a qualche anno prima, qui c'erano soprattutto furti di animali. Si vociferava anche di spartizione e di appalti. Poi cominciò a circolare anche la droga. Don Vito, insieme ad altri, non era d'accordo. Per questo poi ha pagato con la vita. E come poteva Rita essere a conoscenza di queste notizie? Il fratello Nicola, alla morte del padre, si era inserito nel giro. Rita lo andava a trovare ogni giorno nel suo bar a Montevago. Aveva trovato il modo giusto di fare i soldi, Nicola, ma anche lui aveva paura, andava sempre in giro armato. I suoi timori non erano infondati,
Tant'è vero che a poco più di 5 anni dall'uccisione del padre, anche lui viene fatto fuori. Fu terribile, come sempre terribile, ogni morte di mafia. Rita non volle più uscire, stava tutto il giorno chiusa in casa con la madre. Anche il suo fidanzato Calogero la lasciò, e solo perché la moglie di suo fratello, Piera Aiello, che non aveva mai condiviso le scelte del marito, andò dritto alla polizia e disse tutto quello che sapeva per assicurare gli assassini di Nicola alla giustizia. Calogero non voleva che si sapesse che era fidanzato con la cognata di una spiuna traditrice. Noi donne possiamo anche sapere, ma soprattutto dobbiamo tacere. Comunque, qui a Partanna ci eravamo fatti tutti un'idea del perché era successo. Ma come ho già detto, è doveroso proteggere l'onore della propria famiglia con il silenzio. La scelta della cognata condiziona molto Rita, che in realtà perse anche lei, oltre che al fratello. Infatti, i testimoni di giustizia, come Piera Aiello, per la loro sicurezza vengono messi sotto protezione, costretti a cambiare dati anagrafici e naturalmente a rompere qualsiasi rapporto con parenti o amici. Così fu, Piera Aiello viene trasferita a Roma con la sua piccolina. La sua testimonianza fece arrestare parecchie persone qui a Partanna. Per il paese lei era morta. E a questo punto Rita cominciò a pensare che quella di Piera era forse l'unica strada da seguire. Ma c'era sua madre che le continuava a dire: Rita, non ti mischiare, non fare fesserie. Io avevo capito che prima o poi l'avrebbe fatto. Un giorno non si presentò a scuola. Provai a chiamarla al cellulare, ma nulla, spento, sempre spento. Dopo alcuni giorni andai a casa sua per assicurarmi che stesse bene. Bussai alla porta, mi venne ad aprire la madre Giovanna. Quando le chiesi di Rita, mi chiuse la porta in faccia. Allora capì tutto. La madre non la perdonò mai per la scelta che fece, neppure dopo morta. Qualche mese dopo la sua sepoltura, infatti, Giovanna distrusse la lapide che sulla tomba della figlia riportava il suo nome. Rita Atria morì il 26 luglio del 1992, a una settimana di distanza dalla morte di Paolo Borsellino, lo zii Paolo, che aveva saputo ridarle speranza, che l'aveva accolta come una figlia. Con la morte del magistrato nell'efferato attentato del 19 luglio 1992, Rita si sente perduta, abbandonata, e sceglie di togliersi la vita, gettandosi dal balcone dell'appartamento che le è stato dato come residenza protetta a Roma. Prima di combattere la mafia, devi farti un autoesame di coscienza e poi, dopo aver sconfitto la mafia dentro di te, puoi combattere la mafia che c'è nel giro dei tuoi amici. La mafia siamo noi, è il nostro modo sbagliato di comportarci. Borsellino, sei morto per ciò in cui credevi, ma io, senza di te, sono morta. Bisogna rendere coscienti i ragazzi che vivono nella mafia che al di fuori c'è un altro mondo, fatto di cose semplici ma belle, di purezza, un mondo dove sei trattato per ciò che sei, non perché sei figlio di quella persona o perché hai pagato per farti fare quel favore. Forse un mondo onesto non ci sarà mai, ma se ognuno di noi prova a cambiare, ce la faremo. Capito perché adesso abbiamo intitolato il presidio docente a Rita Atria. Noi siamo nelle scuole, vogliamo far leggere delle cose significative, dei libri significativi ai ragazzi, e abbiamo scovato tramite una biblioteca di Bologna un libro che ancora non si trova nelle biblioteche perché non è stato più ristampato, scritto da lei, un diario, e da una giornalista dove racconta appunto molte cose della sua storia. Davide Borsellino l'aveva praticamente adottata, l'aveva anche nascosta a Roma in un appartamento, e quando lei ha la notizia dell'agguato e dell'omicidio a Paolo Borsellino non ha resistito e si è suicidata. Quindi per noi è un faro, per noi è un motivo di un esempio, una cosa grande, e abbiamo fatto leggere i suoi diari nelle scuole e da questi poi è nata anche questa rappresentazione. Mi sembra quantomeno doveroso.
Bene, prof, però ora vedo che devo dare la parola ad un ragazzo di 20 anni, un quasi mio coetaneo, Davide Borsani. Studia scienze politiche a Milano e guida l'organismo permanente per il monitoraggio della criminalità organizzata nel comune di Busto Arsizio, in provincia di Varese. È il più giovane presidente del Comitato Antimafia in Italia, ma lei, prof, lo conosce? È una storia, nel senso che, sai, noi tra insegnanti ci parliamo appena vediamo delle cose importanti, interessanti per le nostre classi, ci telefoniamo. Una domenica mattina mi telefona la prof Nassimbeni e mi dice: accendi immediatamente Rai 3, Radio 3, perché c'è un ragazzo di 19 anni che parla e dice delle cose meravigliose. Un ragazzo di 19 anni, immediatamente ci siamo attivati, abbiamo fatto, guarda, delle ricerche incredibili fino a quando l'abbiamo trovato, perché abbiamo detto: ma noi che abbiamo a che fare, dobbiamo lavorare con ragazzi giovani, chi meglio di un coetaneo può parlare ai suoi coetanei? E così l'abbiamo invitato, abbiamo fatto una, fino a quando siamo arrivati al telefono, al centralino del suo comune, e lì poi è stato facile trovarlo. Beh, prof, avete fatto bene. Io sono davvero interessato a conoscere un mio coetaneo che sceglie come titolo del suo intervento Mafia, io non ho paura. È con immenso piacere e curiosità che presento a tutti voi Davide Borsani. Benvenuto a Udine, Davide. Benvenuto, Davide. Grazie di aver accolto il nostro invito. Buongiorno a tutti e grazie. Mi avete dipinto più grande di quello che in realtà sono, ma io ringrazio Udine nelle sue istituzioni, nelle sue associazioni, nelle sue scuole, nei suoi insegnanti, nei suoi studenti. Sono proprio contento di essere qui oggi e portarvi un po' quella che è la mia piccola esperienza. Sì, io ho 20 anni e sono presidente di un organismo antimafia, poi tutte le altre parole sono un di più, ma di fatto un organismo antimafia che è il mio comune, il comune di Busto Arsizio, che è in provincia di Varese, una cittadina di 80.000 abitanti, ha deciso di istituire. Ma la mia esperienza però avviene un po' da prima, avviene il mio primo rapporto con la mafia, se si può chiamare così, avviene quando io ero in fine terza media, prima superiore, quando nel quartiere in cui abito ci fu una testimonianza molto bella di una suora, di Suor Calorina Iavazzo, che era una delle più strette collaboratrici di Don Pino Puglisi. Ecco, questa suora, io non andai a questo intervento perché ero ancora piccolo, però quando mia mamma tornò a casa e mi raccontò tutto quello che questa suora aveva raccontato, per me era una cosa nuova, era una cosa che non avevo mai sentito prima, una cosa mai vista, mai sentita. E questa cosa a me colpì tanto. Inizialmente come se fossero delle storie, delle piccole storielle che avevano un inizio, una fine e una trama che era veramente intrecciata e molto particolare. Poi però ovviamente non è proprio così, poi si inizia a crescere, si inizia a saperne sempre di più e si inizia anche ad avere la percezione che queste cose sono storie vere, sono storie di sangue, sono storie di dolore, sono storie, ma non solo storie di dolore, ma anche storie belle, che poi alla fine c'è sempre un lieto fine per alcune di queste storie. E quindi così ho iniziato a seguire incontri, conferenze che c'erano nella mia zona, no? E tutto questo accadeva quando ero in prima, seconda superiore, quindi si parla di 2009-2010. E tutto questo accade quando la mafia in Lombardia era ancora un tabù. Quando i cittadini lombardi, i cittadini bustocchi, visto che io sono un bustocco, dicevano che la mafia non era un problema del nord, la mafia rimaneva un problema del sud. E allora ancora ci si scontrava quando c'erano questi primi incontri e le domande più frequenti erano: ah, ma la mafia c'è anche qui, ma la mafia dov'è, ma la mafia come si manifesta, ma anche al nord c'è la mafia? Domande di questo tipo. Ecco, proprio nella mia zona poi qualche anno più tardi ci furono due operazioni non da poco, la prima che si chiama Bad Boys, che portò all'arresto di 39 persone, quindi una cosa veramente che aprì gli occhi della gente. E forse ci volle questa operazione affinché ci si rese veramente conto del problema che anche la mia zona, la zona che è tra Varese e Milano, aveva.
Anche se prima però diciamo c'erano già state diverse segnalazioni anche della DIA che diceva che a Busto Arsizio si paga il pizzo, ma la gente diceva io il pizzo non, proprio non so cosa sia, cioè una cosa proprio, proprio strana. E però era così, ma la gente non credeva. Poi però col tempo si è iniziato a prendere coscienza, no, di quello che, di quella che la situazione era veramente. E quindi con questi incontri, con queste esperienze, ho deciso sempre più di addentrare in questo tema e l'ho fatto mio, l'ho fatto un mio ideale. Ho fatto adesso una ragione per cui questo tema è parte di ogni mio giorno. E io ci credo veramente tanto in questa cosa e in questo ideale che veramente a volte può essere anche più grande di me, no? Infatti parecchie volte mi dicono, ma cosa fai? Hai 20 anni e ti metti già contro la mafia, ma è una cosa troppo più grande di te. Ma io inconsciamente dico anche, ma questa ragazzi è una cosa normale, cioè c'è una legge da rispettare e io voglio rispettarla, quindi voglio che tutti la rispettino e ci credo, lo dico pubblicamente, cosa c'è di male? Ecco però, e poi anche cittadini, anche politici, no, della mia stessa città che dicono che buttano carne sul fuoco, che cercano di osteggiare in tutti i modi quello che è il mio fare per portare avanti un ideale vero, un ideale sincero, un ideale concreto. E vedete, cari amici, io non ho origini del sud, no? E anche questo forse a volte quando la gente mi chiede, ma come mai tu hai deciso di fare questa cosa, deciso di impegnarti contro la mafia? Ecco, magari a volte ci sono ragazzi che hanno origini, che hanno avuto magari parenti, hanno vissuto sulle terre, quindi hanno visto subito con le occhi com'erano. Ecco, io sono della Lombardia, cioè non ho parenti, però questa cosa mi ha da subito preso, mi ha da subito smosso. E questa cosa deve smuovere anche voi, ragazzi. Ieri sera parlando con Francesco di Libera, che saluto e ringrazio per la sua disponibilità, abbiamo parlato un po', no, di come si insedia la mafia, di come getta le basi nei territori al nord, dove c'è... ci sono delle potenzialità economiche ma anche di risorse. Ecco, nella mia zona è stato fatto veramente, veramente tanto e adesso c'è questo organismo di cui faccio parte che si occupa un po' di salvaguardare, no? di proteggere, di promuovere la legalità e la cultura su questo territorio per tenere sempre i cittadini, ma non solo, anche gli studenti svegli, attivi. Di non calare l'attenzione su un tema che poi ci si ritrova davvero, davvero, davvero in una situazione che è più grande di noi cittadini, ma più grande anche della nostra città. Guardate bene che un giorno sono stato parecchio male, perché sul giornale avevo letto di un articolo, praticamente a Busto Arsizio, no? Giusto per farvi capire un po' com'è la mafia in Lombardia, ma nella mia zona in particolare, rende bene l'idea. Praticamente Busto Arsizio, diciamo, è un'isola felice ma infelice, nel senso che se nei dintorni di Busto Arsizio c'è, magari ci sono le cosche calabresi, quindi c'è l'Andrangheta, ecco, Busto Arsizio è stata una città puramente in mano a Cosa Nostra, in particolar modo a cittadini, a persone provenienti da Gela, quindi anche gli stiddari. Ecco, e ci furono degli arresti, no? A queste 5 persone che di fatto tenevano sotto scacco un po' la città, chiedevano pizzo, estorsioni. Ci sono parecchie cose interessanti da dire a questo proposito. La prima è sicuramente che una di queste persone, che poi era identificato come il capo, decise di parlare, no? Decise di pentirsi, di collaborare con la giustizia, no? Questa parola che un po' ci spaventa, collaborare con la giustizia vuol dire che io ti dico alle forze dell'ordine tutto quello che io so, tutto quello che io ho fatto, tutto quello che io ho visto, tutto quello che io ho ordinato. Ecco, e questo disse alla polizia, alla magistratura, che lui aveva ordinato un omicidio di uno dei componenti della sua cosca, che era diventato una testa calda perché era spesso sotto effetto di sostanze stupefacenti e quindi si faceva prendere e magari chiedeva il pizzo, per esempio, faccio un esempio, a così, di sua spontanea iniziativa, no? E questo dava molto fastidio alla cosca che c'era. Allora lui chiamò un signore, originario sempre della sua stessa città, ma non affiliato alla cosca, e per una cifra di denaro molto spropositata, chiese di uccidere questo tizio, no? Ecco, tutto questo avvenne, e infatti quando poi il pentito parlò
parlò appunto alle forze dell'ordine e disse: guarda, io ho fatto questo, ho chiesto a questo signore di, gli ho dato questi soldi, e poi sono andati effettivamente anche sul luogo per, diciamo, per riscuotere, per vedere se effettivamente quello che diceva era attendibile. Ebbene, tutto si verificò. L'indomani sul giornale io lessi questo articolo dove appunto diceva Emanuele Italiano, faccio nome, tanto è una cosa molto lontana da voi, Emanuele Italiano ha ucciso, no? Allora io vado immediatamente nel mio passato, no? E quel volto su quel giornale l'avevo già visto, quel nome non mi era così poi tanto sconosciuto. E allora, scavando un po' nelle memorie, andai fino alle scuole medie. Ecco, il figlio di questo signore che uccise era il mio compagno di banco. Io questo lo scoprii solamente quando ero in quarta superiore, quindi 5 anni dopo. E la cosa mi ferì perché allora io ho pensato a questo ragazzo, a tutte le difficoltà che poteva avere, a tutte le debolezze, a tutti le, magari anche le difficoltà nello studiare, ecco, forse erano legate anche a questo, no? All'avere un padre poco presente che ha commesso un reato così grave, quello di uccidere e occultare un cadavere, una persona. Ecco, e questa cosa mi fece riflettere molto, e questa è stata forse la goccia che mi ha fatto veramente avere la percezione concreta e reale di un'esperienza che ho avuto da molto vicino di quello che è avvenuto e di quanto è la mafia presente sui nostri territori, perché forse se certi episodi non succedono noi non ce ne rendiamo ancora conto di quello che c'è, di quello che si verifica. E questo è solamente il primo caso, no? di quello che c'è sul nostro territorio, nella mafia in Lombardia, a cavallo tra Varese e Milano. E sempre nelle nostre zone, no? È successo anche un'altra cosa molto importante, e questo deve farci riflettere a noi, a voi, che su quanto è importante essere collaborativi nel fare antimafia. Ecco, come diceva la prof prima, fare rete è una cosa fondamentale. E quindi fare rete, essere collaborativi, però lo fanno anche loro. Nelle nostre zone, per esempio, e riporto questo esempio che è molto eclatante e ci fa capire forse quanto noi che siamo dall'altra parte siamo carenti, che poniamo il caso che ci sono 4 persone, c'è magari un mafioso calabrese, un mafioso siciliano e un calabrese onesto e un siciliano onesto. Ecco, nella mia zona avveniva che il calabrese mafioso, questo è un esempio per semplificare, per capire, chiedeva al mafioso, all'onesto siciliano, una richiesta di qualsiasi tipo. Il siciliano onesto, ovviamente, perché la prima cosa che si fa non è andare dalle forze dell'ordine, non è così, è andare dal mafioso locale di riferimento che si conosce, si sa, però poi non si dice mai, a dire: guarda, questa persona mi ha chiesto questi soldi, io non ce la faccio, aiutami tu, ti prego. Ecco, allora dice: va bene, dai, ci penso io, no? Ci parlo io, eccetera. Cosa faceva? Il mafioso siciliano chiedeva all'onesto siciliano una cifra minore di quella che chiedeva l'altro personaggio, la riscuoteva, quando poi andavano magari a bersi un caffè al bar si spartivano la somma. Ecco, pensate le associazioni criminali in Lombardia, al nord Italia, quanto sono collaborative, quanto collaborano tra di noi. E io mi chiedo allora, noi che facciamo antimafia, siamo così collaborativi tra di noi? Ecco, se siamo collaborativi, secondo me possiamo fare veramente grandi, grandi cose, perché quando si combatte per una cosa, no? Bisogna andare all'unisono, bisogna avere tutti lo stesso obiettivo. Certo, ci si può arrivare in maniera completamente diversa, ma ci si deve arrivare. E poi, quindi, durante le scuole superiori, diciamo che si è arricchito il mio bagaglio culturale, no? Tra queste esperienze, ma anche esperienze un po' più belle, no? come andranno i ragazzi alla nave della legalità, anch'io ci sono stato con la mia scuola che mi ha dato questa grandissima opportunità, e poi non mi sono fatto mancare tutti gli incontri che c'erano nel mio territorio. Ecco, questo io lo auguro anche a voi, di non mancare mai a tutti gli incontri che Libera, che è vicino lontano, che tutte le realtà locali organizzano per la cittadinanza e quindi anche per voi. E questa è una cosa molto importante. La cosa importante è esserci sempre, essere puntuali. Poi ovviamente non si può sapere tutto nella vita, non ci si potrà essere sempre, però
essere presenti è dare un segnale magari anche a quelle persone che organizzano, quelle persone che ci mettono la faccia, che ci mettono tempo. Ecco, essere lì vuol dire dare anche un sostegno a loro, no? Sposare la loro causa, che è una causa molto importante, tanto quanto è difficile, quindi c'è bisogno anche di questo. E poi ovviamente adesso, poi ho fatto parte anche di un'associazione antimafia che si chiama Ammazzateci Tutti, che mi ha accompagnato in questo percorso, e poi ora sono presidente di questo organismo antimafia. Guardate bene che c'è da imparare anche a livello amministrativo contro la mafia. Io ho imparato, non sapevo niente perché sono uscito dalle superiori l'anno scorso, adesso sono al primo anno di università, non sapevo praticamente nulla, ma anche a livello amministrativo si può fare tanto. Come si può fare tanto anche a livello educativo, come stiamo facendo ora, come si fa tutti i giorni in tutte le scuole d'Italia. E questa è una cosa molto importante. E allora perché non avere paura, cari ragazzi? Perché Davide Borsani non ha paura? Davide Borsani non ha paura per diversi motivi. Il primo motivo è quello che l'ideale va oltre la paura. Quello in cui tu credi deve andare oltre tutto. Deve andare oltre le difficoltà, oltre i problemi, oltre tutte quelle cose che sono un impedimento, che sono un ostacolo. L'ideale va oltre, se ci crediamo veramente. Se no non è un ideale, è un semplice pensiero che ci passa per la testa. Ma se noi sposiamo una causa, se noi ci innamoriamo di un ideale, ecco, allora dobbiamo essere travolgenti, non dobbiamo fermarci, dobbiamo coinvolgere e portare avanti insieme a quelle persone che coinvolgiamo il nostro ideale. E questa è una cosa bellissima da fare, ma non è facile. Poi a parole sembra tutto più facile, tutto più carino, tutto più bello, però poi quando si è a fare i conti con la realtà, la situazione si complica parecchio. Perché non aver paura contro la mafia, cari ragazzi? Perché può essere banale, però siamo veramente in tanti. Io me ne rendo conto ogni anno in occasione della giornata per la memoria e per l'impegno di tutte le vittime di mafia. Siamo in tanti. Siamo in tanti contro la mafia. E anche tu, se non ci sei mai stato, se non hai mai partecipato, se non ti sei mai mosso, se non ti sei mai impegnato, ecco, bisogna farlo. Non bisogna farlo perché è una cosa che io vi sto dicendo, perché è una cosa dovuta. Perché avere senso della legalità, avere senso della giustizia, vuol dire veramente un futuro che è migliore, e migliore perché è diverso da quello che è oggi. Un futuro dove non ci sono ragazzi che crescono in situazioni veramente di disagio, dove non c'è un'impresa che chiude perché c'è l'altra che ha più soldi, ma non soldi perché fattura, ma perché li ricicla. Un mondo diverso perché nei nostri enti pubblici non ci saranno persone che saranno corrotte. Ecco, tutto questo ci deve svegliare, ci deve suonare la sveglia come stamattina è suonata a tutti noi per essere qui oggi. E questa è una cosa veramente fondamentale. Anzitutto è riconoscere le cose come devono andare, perché ci sono delle prassi, ci sono degli iter, ci c'è un senso logico della vita. E questo va perseguito, sicuramente. E poi Davide Borsani, ma anche tutti voi, non devono avere paura, perché anche se la paura è sicuramente parte dell'uomo, però noi dobbiamo sognare un mondo che non è quello che è sempre stato. Non devo avere paura di dire quando sono con i miei amici, quando sono con i miei compagni, ma se lo fanno tutti allora lo faccio anch'io. Perché è questo che succede. Non devo aver paura di essere a volte anticonformista, di essere la voce fuori dal coro. Perché è questo che fa la differenza. E quindi, cari amici, sono veramente infiniti gli esempi che si possono fare a questo proposito. Però io sono veramente entusiasta di essere circondato anche nella mia città da persone che sostengono, da persone che vogliono bene, da persone che hanno capito quello che sto facendo
E magari se molti mi dicono ma sei pazzo, però alla fine mi fanno capire che hanno il mio sostegno, perché sanno quelli che sono i mali. E quando noi capiremo finalmente ciò che è male e ciò che è bene, allora finalmente noi daremo una scossa alla nostra vita, daremo una scossa anche alla potenza e alla prepotenza delle organizzazioni criminali. E io, per concludere, che non so quanto ho parlato, ma mi sa che mi sto dilungando troppo, voglio veramente augurare a tutti voi di fare una scelta oggi. Nelle scuole si fanno mille incontri, e, professori, associazioni, ci fanno mille discorsi, tantissime parole spese sulla legalità, sulla lotta alla mafia, no alla mafia. Però a un certo punto della vita la scelta arriverà a noi. Saremo noi che sapremo dire no, se qualcuno magari ci chiederà il pizzo andremo a denunciare. Saremo noi che quando magari uno ci recupereremo un ruolo in qualche azienda, non so, state studiando, ci chiederà un pizzo o una mazzetta perché lavoreremo in una pubblica amministrazione, sapremo dire no. Possiamo fare tante parole, ragazzi, tanti discorsi, però alla fine la scelta è nostra. E quando faremo quella scelta, non la faremo con tante persone, saremo noi e basta. E quindi la cosa importante è arrivare quel giorno con già le idee ben chiare. E per arrivare a quel giorno già con le idee ben chiare, bisogna scegliere oggi se stare dalla parte della mafia o dalla parte della legalità e della giustizia. Grazie. Davide, grazie di essere venuto a Udine. Beh, avere giovani così, questa è una grande speranza per tutti noi. Il tuo entusiasmo, la tua passione civile, penso che abbia contagiato non solo i ragazzi, ma anche noi, perché, come dicevi tu, dobbiamo essere collaborativi. Non solo stare alla finestra e criticare, vedere le cose che non vanno, ma partecipare. Grazie di questo grande esempio del tuo coraggio. Grazie. Ti saremo vicini. Scusa un momento, do il benvenuto ai direttori delle case circondariali di Udine, la dottoressa Iannucci. Il saluto particolare anche collabora con il progetto Legalità di Udine e la direttrice, il direttore della casa circondariale di Tolmezzo, la dottoressa Silvia Della Branca. Grazie di essere venute, grazie mille, siamo orgogliose perché questi due direttori sostengono fortemente questo progetto, perché grazie a loro noi possiamo entrare nelle carceri, possiamo lavorare con i detenuti e fare delle cose bellissime. Poi non solo, ma loro sono anche dei formatori, vanno nelle scuole e parlano ai ragazzi della loro istituzione, quindi sono un veicolo importante di principi di legalità. Grazie direttori, grazie della vostra presenza. Benissimo, direi di continuare. Ed ora invito qui sul palco i ragazzi del laboratorio di creatività dell'Istituto Stringer, che ha lavorato assieme a noi a questo progetto. Invito a raggiungermi sul palco il prof. Marangone. Un applauso. Bene. Uno dei lavori, e questi sono gli autori sulla legalità presenti in istituto, è quella colonna che avete trovato all'ingresso entrando qui. Chiaramente questa colonna rappresenta un lavoro che è tutto dedicato a Rita Atria. Il lavoro è stato fatto con delle stampe fatte a mano con la tecnica di incisione su linoleum e riportato su quei cilindri che voi vedete lì. Questo è nato grazie alla collaborazione di chi, Giorgio Celiberti, maestro friulano, ha aperto non solo lo studio ma anche la simpatia e la condivisione di questo progetto. Ed è grazie alle voci anche di Ammon e di Davide che i nomi delle vittime di mafia sono diventati per noi impegno civile morale. Le voci. Angelo Carlisi,
il caro lavoro, Antonino Vassallo, Francesca Nazzaro, Loris Giazzone, Giorgio Vannoli, Giovanni Mileto, Luigi Annotta, Vincenzo Garofalo, Antonino Papa, Giuseppe Pagliano, Ilaria Arte, Luigi Paglia Passata, Francesco Brugnano, Giuseppe Di Matteo, Francesco Marcone, Serafino Fama, Gioacchino Costanzo, Paolo Borsellino, Fortunato Correale, Antonino Buscemi, Giuseppe Montalto, Rosario Diana, Giuseppe Anna Ciglia, Pace, Giuseppe Giammone, Vincenza Raffata, Giovanni Carbone, Salvatore Bengaglia, Claudio Manco, Valentina Guarino, Antonio Brandi, Giuseppe Tallarita, Antonio Montalto, Epifania Cocchiara, Gianmatteo Giovanni Sole, Pannunzio, Genovese Pagliuca, Pietro Beppe Alfano, Sanua, Nunzia Passafiume, Antonio Sandri, Stefano Giuseppe Lisacchi, Giammona, Giovanna Lucia Cerrato, Giammona, Francesco Salvatore Saporito, Longo, Cesare Angelo Boschini, Sorino, Natale De Grazio, Domenica De Girolamo, Francesco Tammone, Graziella Campagna, Giuseppe Puglisi. To pull a trigger, but try and get up every morning, day after day, and work for a living. Let's see him try that. Then we'll see who's the real tough guy. The working man is the tough guy. Party people say, party people say, hey, here's a new day, here's a new day. When it's getting ready, everybody ready, yeah, for a new day, for a new day. Celebrate and say, hey, hey, hey. Quando sei piccolo credi in un mondo giusto, nel tuo piccolo credi di avere tutto, nemmeno un vincolo ed ogni cosa c'ha un gusto. Poi cresci e tutto sembra più asciutto, ma arriva il giorno in cui ti accorgi che sto mondo non è come lo volevi e in fondo cambia solo se lo scegli te. Ma per cambiare devi spingerti al limite, quindi sfida l'impossibile, non col senno di poi. Siamo noi, solo chi è incapace dice che non puoi. Vieni bene a mente, tu sei ciò che vuoi. Party people say, party people say, hey, it's a new day, it's a new day.
What if I'm ready? Everybody ready? Yeah. For a new day, for a new day. Celebrating say, legalità, rara come nel terzo mondo l'acqua. Spiega le tue ali, vola via d'acqua. La troverai, sì, ma nell'aldilà. Eppure la giustizia lo sai costa cara. Ma un giorno l'avrai, forse dentro la bara. Lo Stato ti pugnala ma nessuno indaga. Come se un muto grida aiuto in mezzo al Sahara. Mentre il mare si spande a macchia d'olio, le nostre speranze si fraggono su uno scoglio. Impara ad accettare, non esiste l'erba voglio. Io per respirare scrivo rime sopra un foglio. Pari people say, pari people say, hey, it's a new day. It's a new day. What is getting ready? Everybody ready? Yeah. Sit. For a new day. For a new day. Celebrate. My song the world is now or never at all. Whether I rise or fall, whoa, whoa. Whether I rise or fall. Grazie. Grazie. Bravissimi, bravissimi rapper Davide De Meglio e Amon, bravissimi, complimenti ragazzi, molto bello il vostro lavoro, complimenti ai prof Marangoni, Detrizio e Derigi, complimenti, molto bello, emozionante. Ed ora non fermiamoci, continuiamo questo momento musicale sulle note dei Midnight Sun Live Band. Un applauso per Stefano Tavano e Monica Ferini. Noi siamo qua, siamo i rappresentanti acustici per oggi dei Midnight Sun. Questa si intitola Road of Angels. Gentle breeze,
Grazie. La prossima canzone è una cover dei Guns N' Roses. Quindi questa è Switch of the Mind. Where do we go? Oh, where do we go now? Where do we go? Oh, where do we go now? Where do we go? Oh, where do we go now? Oh, no, 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 no. Three giants. Bene, adesso vi presentiamo una realtà che forse pochi di voi conoscono, il Centro Territoriale Permanente. E partecipa, fa rete con noi, lavora da tanti anni con noi, al nostro progetto. Praticamente è il Centro Territoriale di Formazione e di Istruzione per gli Adulti. È stato istituito nel 97 dal Ministero dell'Istruzione per permettere anche agli adulti che in gioventù non sono riusciti a conseguire un titolo di studio a poter, come dire, completare il loro percorso formativo. Ci sono appunto le scuole serali per il conseguimento del diploma di terza media e anche per il diploma di scuola superiore. Nel nostro centro territoriale permanente di Udine, in via Petrarca, alla Valussi, si iscrivono ragazzi, adulti, stranieri che vogliono anche imparare l'italiano per integrarsi maggiormente nel nostro paese. Ci sono poi corsi per gli adulti di informatica, di inglese. Praticamente l'apprendimento dura tutta la vita, perché quando si impara, praticamente imparare rende più felici, perché si vive meglio. Bene, il centro territoriale ha preparato per noi una storia bellissima, una storia di immigrazione dal titolo I colori della scuola, e ce la presenterà, una testimonianza molto bella. Invito la professoressa Carol Turco. Grazie.
Buongiorno a tutti. Anche quest'anno abbiamo affrontato in classe i temi della legalità e tra i lavori svolti abbiamo realizzato una trasmissione televisiva con Telefriuli, che ringrazio sentitamente per la collaborazione, intitolata Tutti i colori della scuola, storie di immigrazione. La telecamera di Telefriuli è entrata in classe per girare delle interviste a degli studenti della nostra scuola provenienti da diversi paesi del mondo, che ci hanno raccontato le loro esperienze di migrazione e di integrazione in Italia. Sono emerse esperienze interessanti, emozionanti, e una fra tutte ci ha colpito in modo particolare. Si tratta della storia di Ibrahim, il papà di un ex studente dei nostri corsi di licenza media, che vive dal 2007 a Pordenone, dove si trova la comunità Tuareg, non solo più grande d'Italia, ma più grande d'Europa. Ma Ibrahim viene dal Niger e in questa intervista ci racconta della sua Africa, del suo affascinante popolo, i Tuareg, chiamati gli uomini blu del Sahara, e della sua fuga verso l'Italia che lo ha accolto in quanto rifugiato politico. La sua storia è diventata anche un libro intitolato Il deserto negli occhi. Lascio lo spazio alla visione dell'intervista a Ibrahim condotta dalla collega Elena Scrazzolo. Buona visione a tutti, grazie. Questo è l'ombelico del mondo. L'ombelico del mondo. Questo è l'ombelico del mondo. La mia storia sarebbe simile alla storia di tutti gli immigrati. Io vengo dal Niger, sono un Tuareg del Niger e da 25 anni facevo la guida turistica nel deserto tra Sahara, tra Niger, Algeria, Chad, Burkina Faso e Mali. Infatti l'italiano io l'avevo imparato prima come avevo 40% dei miei clienti che erano italiani. E la prima volta che ho conosciuto l'Italia era negli anni 89. Poi adesso sono qua in Italia come rifugiato politico da 5 anni perché io sto combattendo la radioattività nel mio paese, sto combattendo per la democrazia e per il diritto della donna. E da 5 anni che sono in Italia, come il turismo è scomparso in questa parte, mi sono detto il primo paese dove potevo integrarmi è l'Italia, visto che parlo già l'italiano, ho degli amici in Italia. E per quello che sono venuto in Italia, però dopo quando sono venuto in Italia ho dovuto ricominciare a zero la vita, ho dovuto fare anch'io il CTP, ho dovuto andare alla scuola a imparare un altro mestiere per mettermi sul mercato di lavoro. Purtroppo gli anni in quale sono venuto, gli anni erano difficili perché sapendo che degli anni 2009-2010 fino adesso sono degli anni della crisi e poi anche si studia, hai un diploma però sei penalizzato alcune volte dall'età perché ti dicono già a 43 anni nessuno non ti assume perché ci sono tanti motivi per le aziende per anche scusarsi di non poter prenderti perché vogliono dei giovani, alcuni mi chiedono dei giovani che hanno 20 anni con 10 anni di esperienza. E mi sono detto, 20 anni con 10 anni di esperienza sarebbe difficile, altrimenti il ragazzo comincerà a 10 anni a lavorare. E questa è una bella scusa. E quindi mi sono messo a fare un po', ho portato della gente in giro, in Mali siamo andati per fare un reportage sull'immigrazione e ho dedicato il tempo per scrivere questo libro. L'ho scritto... è uscito a Pordenone Legge e questo libro racconta proprio la mia storia che sarebbe la storia di un immigrante, la magia dell'Africa e parla anche del deserto del mio popolo e la mia esperienza di integrazione in Italia perché in Italia è vero che ho trovato la libertà, posso esprimermi, però sapete che le difficoltà che noi immigrati incontriamo per integrarci e per quel motivo che ho scritto questo libro per dare un segnale agli italiani che noi vogliamo integrarci però se loro vogliono integrarci leggendo questo libro capiscono che noi vogliamo andare verso di loro
e loro vengono verso di noi per formare una società mista e più forte per l'Italia. Perché oggi non conta più niente, quell'altro è verde, l'altro è rosso, l'altro è giallo, quello non conta più. Oggi conta solo la multiculturalità, rispettare le regole tutti insieme. Chi sbaglia paga, che sia nero, bianco, non c'entra niente. Perché da noi si dice l'uomo è come un animale. Va dove sia accolto e dove c'è il cibo. In Italia per me sono stato accolto, ho trovato il cibo, ho trovato la libertà. Quello che non ha, però mi manca il deserto, lo spazio, quella vita sotto le stelle. E infatti essere chiuso entro quattro mura per rispettare delle regole è stato anche difficile anche per me. Però sto cercando di integrarmi e chiedo a tutti che insieme faremo un'Italia forte, credo. E tu quindi all'inizio facevi la guida turistica in Niger e quindi hai imparato l'italiano, come penso anche altre lingue straniere, proprio perché avevi questi turisti, no? Raccontaci un po' anche di questo lavoro. Allora, il mio lavoro si tratta di fare un servizio, come si dice, di agenzia locale che porta la gente in giro nel tutto il deserto del Niger. E ci sono varie categorie di viaggi. Ci sono viaggi a cammello, sono viaggi in macchina, trekking a piedi, viaggi di scoperta, viaggi di preservazione della cultura, viaggi preistorici. Tutti i tipi di viaggi, e ricevi ogni tanto tanti vari turisti, spagnoli, francesi, italiani, inglesi, tedeschi. Per essere un bravo che sa fare il suo lavoro deve impegnarti anche a studiare la storia, la biologia, la geologia, tutte le robe, perché i turisti arrivano già preparati e curiosi. Perché quando ti fanno delle domande che tu non rispondi bene, ti fai una brutta figura. Però sì, fai un bel servizio. Non una guida che conosci la pista, però una guida che è capace anche di fare un pronto soccorso quando succede qualcosa. È una guida che è capace di spiegare a un turista questo albero, il suo nome scientifico e a che cosa serve da noi. Perché noi curiamo le malattie con gli alberi, con le foglie degli alberi, con delle tisane. E questo è il mio lavoro. E conosco varie mentalità dei turisti. Se ho un gruppo tedesco, so come comportarmi. Se ho un gruppo italiano, francese, so già come comportarmi. E questo è il nostro mestiere, il mio mestiere è di fare scoprire al mondo il mio paese. E questo mi rende veramente orgoglioso di quel mestiere lì. Ibrahim, poi tu sei però dovuto scappare, diciamo, dal tuo paese, perché hai avuto comunque un problema serio, perché si capisce benissimo da come tu parli che tu sei veramente innamorato, diciamo, della tua Africa, del tuo deserto, tant'è che infatti anche il tuo libro si chiama Il deserto negli occhi. E perché sei dovuto fuggire dal Niger? Allora, sapete che già durante gli anni delle colonizzazioni il popolo Tuareg è stato diviso in 5 paesi: Libia, Niger, Algeria, Mali e Burkina Faso. Perché gli interessi francesi non vogliono fare un paese che parla la stessa lingua, che ha la stessa scrittura e che ha la stessa cultura. Questo sarebbe difficile per le multinazionali, per avere la possibilità di sfruttare le richieste che ci sono in quei paesi lì. E hanno diviso tutti i paesi africani mettendo dei popoli che non hanno la stessa lingua e non hanno la stessa cultura. E questo è l'effetto che in Africa, oggi, nel mio paese soprattutto, in 2007 arrivano dei cinesi, multinazionali cinesi, americane, canadese, francese, e lo Stato vende solo il territorio sahariano. Loro pagano allo Stato. Lo Stato viene dai nomadi, dice qui le multinazionali vengono nella nostra terra, ci dicono qui le abbiamo comprato con il vostro Stato. Se volete potete spostarvi. Già da 40 anni che la Francia sta sfruttando l'uranio. L'uranio sappiamo tutto che è un minerale molto pericoloso.
E questo uranium, quando lo stragano, lo puliscono con l'acqua. E l'acqua va giù, inquina la nappa falda. E questo, nascono dei bambini con delle deformazioni. Tante persone hanno dei problemi respiratori. Questo uranium si carica su dei camion per attraversare tutto il paese fino al Benin. E la radioattività va nell'aria. In 2007 arrivano i cinesi, loro ancora più peggio dei francesi, loro non li caricano neanche sul camion, lo mettono dentro un recinto a cielo aperto. Passano i bambini quando tornano dalla scuola e si carica con il vento di sabbia, la radioattività va nell'aria. Questo è quello che noi stiamo combattendo. E non hanno fatto niente per questo popolo che sta morendo, che stanno torturando perché è povero. Perché tutte le multinazionali considerano l'Africa un paese, l'Africa non deve essere considerato come un paese deve buttare l'immondizia. Se ero sicuro che queste multinazionali in Francia, in Inghilterra, in Canada non fanno la stessa cosa. Perché l'Africa sanno già che è una democrazia di carta. Oggi il nostro presidente è l'ex direttore della società miniera, quindi quello si capisce. Grazie prof e ragazzi del CTP per aver fatto conoscere questa splendida persona che rappresenta una delle realtà multietniche presenti nel nostro paese. Ed ora vorremmo raccontarvi una storia. Ci sono opportunità che vanno colte al volo ed è quello che abbiamo fatto in questi mesi noi ragazzi del liceo Caterina Percoto. Ed in questo giorno di festa e di riflessione vogliamo rendervi partecipi dell'importanza di aver condiviso con i detenuti un percorso formativo che ci ha permesso di abbattere il muro del pregiudizio. Colgo l'occasione, inoltre, per portare a tutti voi i saluti più affettuosi dei detenuti che hanno partecipato a questo progetto. Per ricambiare con più forza il loro saluto, vi chiedo un caloroso applauso. Ed ora, il video che vedrete non rende giustizia a tutte le attività svolte in questi mesi in carcere. Ci sono solo frammenti del laboratorio nel quale è nato il rap. Un applauso ai ragazzi di terza F della scuola Valussi per aver dato il titolo al testo, Rap Prigioniero. La canzone è interpretata da Shaban Zanelli, accompagnato dalla coreografia hip hop interpretata da Nicole, Rosanna, Milena, Valentina e Andrea. Il montaggio a cura di Matteo Romano. Un applauso! Meglio un minuto qua dentro, anche peggio dell'inferno, scappare, respirare e forse puoi urlare, o forse è solo il bisogno d'amare. Guardiamoci negli occhi, è una lacrima che scende. Siamo tali e quali, pure noi siamo gente. Pensieri negativi, sai, sono dei perdenti. È il mai arrendersi che ci rende vincenti. Qui c'è gente che ha perso la via, mentre il tempo che a noi ci vola via, passati da una vita dello sbaglio
alla ricerca dello sballo. La famiglia c'era, invisibile era. Adesso spenti, aspettiamo la primavera. Questa lezione appresa, ma questo tetto pesa. Questa è la mia impresa, io non accetto resa. Io non accetto resa. Questa è la mia impresa. Io non accetto resa. Io non accetto resa. Già sono un ragazzo come tanti che un giorno ha pensato la mia vita, la vivo fino in fondo, ho vissuto la mancanza di occasioni. Adesso sono solo le mie azioni, ho sbagliato, vorrei tanto tornare puro, ma insieme a me hanno ingabbiato il mio futuro, mi hanno chiuso, vivo solo in una stanza, olocausto di ogni giorno, giustiziando la speranza. E tu lo sai che effetto fa guardare una finestra e sognare libertà, sapere che lì fuori vive una città, è finita la tua pena, nessuno ti vorrà. Sbagliato, sempre si sbaglierà. Sbagliato, sempre si sbaglierà. È sbagliato e sempre si sbaglierà, e chi ha coraggio forse perdonerà. Io penso che c'è bisogno di coraggio, coraggio per guardare in faccia delle realtà, coraggio per guardare quello che è la realtà del carcere. Una soluzione comoda a un problema scomodo, non bisogna chiudere le realtà e dimenticarsi che esistono solo perché non sono tra di noi. E ci vuole coraggio per scrivere determinate parole e farle uscire da delle mura di cemento. Fate un applauso ai ragazzi che non sono qua oggi e che hanno scritto questo testo, per favore. Fategli un applauso. Per voi. Grazie, grazie ragazzi del 38, grazie al rapper Shaban. La maglietta, la t-shirt che lui indossa è stata scritta in carcere dai detenuti e firmata da loro come presenza simbolica a questo evento. Grazie ai direttori. Grazie Shaban. Se vogliono portare un saluto ai ragazzi, sono i nostri benvenuti. Prego. E un saluto a tutti, e porto il saluto mio personale dell'istituto che dirigo, sono il direttore della casa circondariale di Udine. E collaboriamo ormai da diversi anni a questo progetto che sembra veramente non sentire stanchezza, e ogni volta che vengo in questo contesto confesso che il colpo allo stomaco è sempre forte. È un progetto che, dicevo, sembra non conoscere stanchezza, forse perché mira proprio ad un principio, ad un valore, quello della legalità, che dovrebbe essere valore pregnante l'esistenza di tutti noi e soprattutto di voi che siete i protagonisti principali di questo progetto, di voi ragazzi che vi affacciate, spero con entusiasmo, sul palcoscenico della vita. Parlare, può sembrare singolare parlare di legalità all'interno di un carcere, o meglio essere concretamente protagonisti della legalità. Vedo i volti dei ragazzi che sono ospiti nel nostro istituto. E dicevo che può sembrare singolare essere noi protagonisti della legalità, perché se da un lato è più facile poter pensare che le istituzioni si facciano promotrici appunto della legalità, la scuola, il carcere, è un po' più difficile riuscire a pensare che siano le persone detenute a poter offrire, raccontando la loro esperienza, magari uno spunto di riflessione a voi che, come ripeto, vi affacciate alla vita. Un augurio, un saluto ancora, perché veramente la vita, la vostra vita, possa essere improntata ai principi di legalità e di giustizia. Buongiorno a tutti, io sono Silvia Della Branca, il direttore della Casa Circondariale di Tolmezzo. È un grandissimo piacere essere qui, è già il secondo anno che ricevo questo invito ed è veramente molto emozionante, perché si vede creatività, intelligenza, spirito di iniziativa, interesse a problemi che generalmente si ritiene lontani alla vostra età, e quindi è un grandissimo piacere per me vedere l'impegno, il vostro impegno, il vostro interesse anche per realtà che
forse ai miei tempi, quando avevo l'età vostra, nessuno ci propinava come esistenti. Quando avevamo la vostra età non sapevamo forse neanche dell'esistenza del carcere, delle persone detenute. Parlare di legalità era quasi sottinteso, no? Vivevamo in un'epoca in cui a noi ci si chiedeva di obbedire e basta, quindi la legalità non era un problema che ci ponevamo. Ed è bello che voi possiate riflettere su questo concetto, che possiate confrontarvi anche con persone che hanno sbagliato. Noi a Tolmezzo abbiamo un flusso continuo di studenti che vengono a visitare il carcere e a confrontarsi con i detenuti che sono lì ristretti, che raccontano le loro storie, le loro esperienze. La finalità qual è? La finalità non è spaventare o diciamo minacciare un giusto comportamento al fine di evitare punizioni, sanzioni o pene restrittive. La finalità è quella di porre i ragazzi in un atteggiamento di attenzione nei confronti di determinati problemi e anche di indignazione rispetto a certi comportamenti. Io vi invito tutti a indignarvi nella vita, perché oggi non si indigna più nessuno, oggi abbiamo perso l'abitudine ad indignarci. Le notizie che sentiamo continuamente dai mass media di persone che ci dovrebbero governare e invece ci rubano l'anima e l'orgoglio di essere italiani deve farci indignare sempre di più. E quindi vi invito a continuare con questi progetti, con queste iniziative e vi invito a riflettere come sapete fare e come avete dimostrato di fare. Grazie a tutti e buon proseguimento. Grazie direttori di essere intervenuti a salutarci. Bene. Adesso vi chiedo un applauso per le classi della Percotto che hanno partecipato a questo progetto. Un applauso per la Quinta DS. E a Matteo Romano che ci ha aiutato applauso a fare il video. Applauso per la Quinta DP. E un applauso alla Quinta EP. Un applauso alle nostre danzatrici pop e al nostro rapper Davide Shaban. Ed ora proprio come a scuola, cioè il momento della ricreazione, finalmente. Ci rivediamo qui alle 10:35, ragazzi. 35. Buona pausa, arrivederci. Arrivederci. A dopo.